Questo stronzo modifica Ah, il ok, ci clima. siamo. Tan tan tan. Buonasera ragazzi e bentornati sul canale di Globus Gaming Community. Oggi vedremo la seconda semifinale del torneo, che troveremo gli End contro i Silent Wolves. Con me qui sempre Lolo Nord per commento tecnico. Salve a tutti. I team hanno già dato il ready, quindi possiamo cominciare con la prima mappa che sarà Oregon. Olè. Quasi un onore trovarsi gli End contro, che ne pensi, Lollo? Un team così affermato nel panorama italiano. il miglior team in Italia Al attualmente, poi momento. sì. Quindi è Dai, Lollo, che una prima o poi grande anche noi sorpresa. ci riusciremo a giocare a questi livelli, dai. Un po' di allenamento. Che devono si poter utilizzare gli operatori nuovi. E quindi in attacco Ibana, Finca, Lion, Blackbird. Ok, mi vengono piccati entrambi gli operatori nuovi. In difesa Vigil, Bandit, Smoke, Mira. Non ho visto chi era l'ultimo. Difensori, proteggete le vostre bombe dal Vigil, disinnesco degli Bandit, Smoke, attaccanti. Mira e Kestol. Ok. Più di una volta mi è capitato di vedere gli End giocare che questa mappa la giocano prendendo sempre torre alta, sia che debbano Ok. finalizzare un attacco dall'ultimo piano, sia che debbano finalizzare un attacco in avanzata. Vediamo adesso se mi daranno ragione oppure. Vedremo un po', Lollo. Intanto i Silent Wolves decidono di difendere come primo spot dormitorio. Guardiamo ragazzi in live, se hanno piacere condividere la live per aumentare un po' Rimangono il numero 10 di secondi. Rimangono 5 secondi. views. Il titolo è errato, Bax, la La regia sta squadra provando a d'attacco ha recuperato modificarlo. il Io disinnescatore. ovviamente non sono Squadra moderatore del d'attacco in canale, quindi non movimento posso per trovare una farlo. bomba. E vediamo intanto Hunter da solo che spawna dal lato sud-ovest. User entered your channel. Tanto già, come dicevi tu, appunto, hanno attaccato Torre Grande. Vediamo il Blackbird, Fink che vanno a prendere il Vigil. Sente il droning. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Tanto il Blackbird da sopra. È in cerca della kill su Vigil. User left your channel. Vede colpi, ma non vede il nemico. Strike, riesce a portare via il Vigil. Ok, intanto vanno a La squadra prendere d'attacco ha perso il il sopra disinnescatore. di conference. Ciao Bax, buonasera a te, benvenuto. Tanto il droning da parte di Dokkaebi. La squadra d'attacco ha recuperato il disinnescatore. Vengono aperte le due finestre del Kestrel su bambini. Disinnescatore della squadra d'attacco lasciato sul campo. Riesce a provare il picco sul mira messo sul muro che dà Bomba sul identificata dalla castello. squadra d'attacco. Ricordiamo che gli End sono i campioni italiani attualmente. Poi difesa, gli operatori come si organizzano. Lei, siccome sono cambi di posizione da parte dei ragazzi Assolutamente, assolutamente. il team lo c'è gamba. Mira da Disinnescatore dietro. recuperato dagli attaccanti. Prova, Toro, che riesce la kill su Pantofola. È un team che sa come attaccare, dove attaccare. Hanno grosse capacità di ascolto dei passi all'interno della mappa, conoscono a memoria i pick. Sanno già dove guardare nel momento in cui entrano in una stanza.
Secondo me, quando vai a confrontarti con un team come gli End, devi avere ben chiaro cosa fare e soprattutto devi aver studiato già il loro modo di attaccare, il loro modo di difendere. Devi esserti guardato un sacco di partite degli End, magari contro già team più affermati. Ok, devi già conoscerli, diciamo, ecco. Sì, c'è stato un errore di valutazione. Io, che ho visto soltanto due o tre partite degli End, sapevo che sarebbero andati a La concretizzare un squadra d'attacco attacco deve dalla trovare e rialta. disinnescare il maggior Sì. numero E di loro bombe. addirittura hanno messo soltanto un rotto, scusami, Vigil, a Solamente difesa Vigil di su Torre, sì. Torre, evitando che anche rinforzato Granaio, quindi gli ha dato la possibilità di entrare tranquillamente in torre alta, prendere Granaio, coprire il flank e andare a finalizzare un attacco su camera bambina. Assolutamente d'accordo con te. Intanto vediamo la scelta degli End di difendere sotto e non dormitorio. Mancano 10 secondi. Posiziono scappeto trappola. Mancano 5 secondi. Un pick strano quello di Frost, prendere La Frost. squadra d'attacco ha Sì, ci recuperato potrebbe anche un stare, invece non disinnescatore. La squadra capisco d'attacco deve perché provare a disinnescare tutti una questi bomba. operatori in roaming. Abbiamo Frost sopra. Prova a tenere torre. La torre piccola, ovviamente. È una difesa attiva, stanno tenendo. Assolutamente, assolutamente. Sono un team che riesce a mantenere bene le posizioni, riesce a mantenere soprattutto la mappa di per sé. Non sono il solito team che si tiene il piano dove c'è il plant e basta, ecco. È un team che vuole mantenere le posizioni a tutti i costi, sa che può piccare, sa dove deve piccare, eccetera. Al momento solamente mira forse in plant. Ma insieme lo Jäger. Sinceramente, probabilmente, se fossi stato il capo team dei Silent Wolves, avrei chiesto di piccare direttamente il Silent. Perfection deve portare via Strike, che vuole provare run out. Porta garage. Una scelta tattica particolare quella di difendere l'intero piano di sopra. Tra l'altro ricordiamo abbiamo due roamer, solamente Mira che tiene il piano. Intanto cosa decidono di fare? Intanto Gabriele è stato atterrato, probabilmente Vigile non se ne è accorto, che sia ancora zona finestrone. Intanto Ibana tiene il pick. Finirà qua velocemente questo round. Ha sentito il passo, vede. Qui stiamo venendo a terra da Hunter attualmente. Siamo 1 contro 3. Perfection riesce con il pick su Ela. Tanto pick continua a mantenere il piano di sopra. Sente l'entrata di Ivana, la vede. Prova attraverso il muro. Fa buon fine il pick. Il pick di pick. Che dire, un team con molta esperienza sicuramente gli Endgaming. Non capisco questa scelta di ostinarsi ad andare a prendere l'ultimo piano e andare a fraggare i roamer. Avrebbero potuto piccare il site, avevano gli operatori per farlo, non capisco. Magari un team Hanno più deciso di esperto andare tutti e farebbe. 5 sul Titan Leviathan Eduz, l'abbiamo già giocata ieri. È stata vinta dai Titan la partita per due mappe a zero. Dicevi Lollo, scusami che ti ho interrotto. Un team più esperto, probabilmente sarebbe andato direttamente in site. Sarebbe Ok. andato a plantare, a finalizzare Aprire un attacco. botola e scendere direttamente. Difensori, proteggete Comunque le vostre avrebbero bombe dal piccato da disinnesco degli dietro, attaccanti. direttamente. Non capisco il fatto di andarsi a fraggare per forza i roamer. Di nulla, Eduz. Assolutamente d'accordo con te, anche io una volta dronato e visto che il nemico si trovava da solo sul plant, avrei tentato più la possibilità di pusharlo, perché parliamo sempre di 5 operatori contro 1.
Bomba individuata dalla squadra d'attacco. Rimangono 10 secondi. Ho rinforzato il muro. Ricordiamoci sempre rimangono che 5 c'è secondi. C'è l'emozione di giocare contro un team come gli La squadra d'attacco ha recuperato il disinnescatore. La squadra d'attacco. Quindi Romero al momento per i Silent Wolf sono due. Lo Smok e il Vigili che addirittura sale sopra in granaio. Vediamo chi siete, capuio. Disinnescatore della squadra d'attacco lasciato sul campo. Disinnescatore della squadra d'attacco. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Blackbird già è pronto sul pick verso mira e portarla via. Non si discosta. Blackbird è messo lì. Dice io tengo il plant, ragazzi. Vado a plantare. Io sto qui, non mi muovo di un centimetro. Invece portarsi via anche lo smoke, quindi plant easy per gli end. Ecco, vediamo una manovra d'attacco totalmente diversa, come dicevi la tu. D'attacco hanno visto che c'erano più roamer sopra, hanno attaccato direttamente sopra. Nel frattempo i compagni di squadra gli difendono il flank. Plant eseguito, flank roamer uccisi. Niente di più semplice per gli end. Vincono questo round in pochissimo tempo, neanche un minuto di partita giocata. Aspetto, un drone ben fatto, quello che ti dico io, delle volte... Conviene attaccare il plant piuttosto che... Nei primi 10 secondi era già stata aperta la botola e già a 2 minuti e 38 il Blackboard aveva fatto la prima frag su mira e aveva tenuto, stava tenendo il plant. Sì. Quindi delle volte basta pushare il site. Questo se hai dei buoni compagni che ti coprono. Assolutamente. Ti parla di un team organizzato, un team che... Assolutamente, l'abbiamo detto più volte. Un team molto esperto. La squadra d'attacco deve trovare e disinnescare il maggior numero di bombe. Ok, quindi gli end tornano a difendere dormitori adesso. Bomba individuata dalla squadra d'attacco. Non piccano mira su questo site. È una tattica eseguita più volte in ranked, vista e rivista, il mira messo sul filetto a castello per difendere il plant da parte dei nemici. Porta con trappola, state alla larga. Ancora 5 secondi. La squadra d'attacco ha recuperato un disinnescatore. La squadra d'attacco deve disinnescare una bomba. Prova lo spawn kill. Cosa riesce? Assolutamente non ho mai visto sponchillare da questa finestra su quel lato del caravan. La squadra d'attacco ha recuperato il disinnescatore. Tanto Crow riesce a portare via Hunter. Toro che insulta i compagni di squadra. Ciao Cox, benvenuto. EDD montato. A 2 minuti e 20 ancora il Capcan a mettere le trappole. Sta rendendo quasi scherzo gli end questo. Ecco, ecco il Global, la Globus Gaming decide di attaccare Torre Grande. Forse una copia della strat appena eseguita dagli End nei round precedenti. Ciao Eduz. No, da Streamlabs no, raga, dovete cambiarla dal canale Twitch, logare come Globus Gaming. Prova a scrivere punto esclamativo title in chat. Adam, cambio metti il titolo e subito dopo fai spazio e scrivi il titolo che vuoi che abbia la live, così il bot te la cambia. In posizione. Siamo già a 1 minuto e 30, ancora non è stato fatto nulla da parte degli attaccanti. Molto lenti in questo attacco. Abbiamo detto pick che è a Roma. Manda il drone stordente. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Luce spenta. Il Blackbird non si è accorto della presenza di Luke sulla sinistra. Devo ricaricare. Niente da fare. Capcan porta via pantofola.
Gus ha visto la mano del Rook. Ovviamente è furbo Rook, non si muove dalla posizione. Alessian prova con run out per portare via Gus. Tempo Torok porta via Gabrielix. Adesso gli sensori in avvicinamento alla zona. Insiste Pick con run out, riesce a portare via Crow. Cambio caricatore. Rimangono 4 versus 1. Andiamo intanto per Fashion, cosa prova a fare. Sente il run out dietro. Niente, il flanking va a buon fine. E Userot viene portato via da Alessian. Guardate, mi è stato collato l'imbana sul corridoio. Però quasi spaventato Alessian quando se l'è trovato davanti. 4-0, match point per gli endgaming. Lollo, questa difesa piena di run out, ripetiamo, team con molta esperienza, sa cosa deve fare in certe occasioni, sa come contrastare ogni tipo di attacco da parte del nemico. Esattamente, e poi o porti delle ottime idee e un difensori, proteggete le vostre bombe dal disinnesco degli attaccanti. Livello, oppure 5-0, 5-0. I Side Worlds continuano con la strat con Mira. Ho visto che è stato possibile tenere facilmente dormitorio senza la presenza di quest'ultimo operatore. Secondi all'inserimento. È ora di fare qualche restauro. 5 secondi all'inserimento. Rotation su granaio. L'altro lato finalmente decidono di chiudere torre, dato che sanno che niente, attaccheranno sicuramente questo site. Il della squadra d'attacco è disinnescare una bomba. Al momento siamo 4-0 per gli Undini, per Fedez. Bisogna anche aprire la botola per la rotation da granaio in conference. Droning selvaggio da parte degli altri. Ecco Pick, vediamo se rusherà con Ash da scala bianca. Anzi, altro quadro portato via. Refrag è seguita subito per la quarta di Pick. Vediamo il Pick su bambini. Refrag ultimo. Pick è molto conosciuto per il refrag. L'operatore è molto veloce, sa muoversi bene all'interno della mappa. Planta assolutamente vuoto. Infatti Ash va su direttamente dal plant con Lion che gli copre il corridoio. Hallway. Decide di non plantare, forse ha sentito qualche passo e ha smesso. Ancora Lion a tenere il corridoio. Pick riesce a portare via Pantofola. Marco un nemico. Indeciso Pick su questo plant. Planta o non planta, planta o non planta. Tanto Lion gli tiene il corridoio, quindi dovrebbe essere coperto a tutti gli effetti. La squadra d'attacco ha piazzato il disinnescatore. Li acceco. Siamo il Pick che tiene scala bianca. Sente la presenza di un operatore su scala bianca. Vede Jäger. Non va con fine headshot. Intanto Lion entra in camera. Vede lo Jäger dietro. Non entra lo headshot neanche questa volta su Jäger. Pick riesce a portare via il Rook. Rimangono 2 contro 1 con il plant eseguito. Flashbang lanciata. Vediamo cosa andrà a fare Jäger. Prova dalla scala. Alessian lo sente di pistola. Ha assorbito un sacco di proiettili questo Jäger in questo round. Sembra quasi di giocare con montagne. In difesa però. 5-0 per gli end. Good half. Lollo. Assurdo. Poco da dire. Gli headshot su Jäger che non è. Ringraziamo mamma Ubisoft per questo. Non gli è entrato. Ciao Number, benvenuto. Adesso passiamo direttamente alla seconda mappa. Primo che sarà a caffè. 5-0. Ci abbiamo preso. Il primo ci abbiamo preso. Tanto gli end sono già ready. Siamo ready da parte dei Silent Wolves. Ready per tutti e quindi startiamo con la seconda mappa. Caffè Dostoevsky. Tanto Edoz, sei d'accordo con me? GG Ubi, 4 headshot, neanche un assegno.
Questo round sarebbe dovuto finire molto tempo fa, invece si è allungato di qualche secondo. Abbiamo intanto la difesa da parte dei Silent Wolves. Non stanno tiltando per questo 5-0? Che ne pensi, Lollo? Tiltare o no non è importante in questo momento. L'unica cosa che devono fare è provare e riprovare a sorprenderli. Provare delle difese Secondo te attive. un qualche tryhard sarebbe possibile contro un team come gli La End? squadra d'attacco deve trovare e Una cosa disinnescare le fattibile, a bombe. tuo parere? Non so questi Silent Wolves da quanto si siano creati Poco effettivamente, meno quanto di 2 mesi, stabili e. quindi un team abbastanza nuovo. L'hanno detto diverse volte. Gabrielix si è notato pochissimo perché l'altro giorno non ha giocato. No, Gabrielix non ha giocato l'altra volta, però credo sia faccia parte del roster ufficiale del team. Non so, è una bella domanda. Stiamo parlando di Muro campioni d'Italia, quindi rinforzato! un team che si è formato da pochissimo. Secondi, poi via l'incursione. Osare, La osare squadra molto. d'attacco ha scoperto l'ubicazione di una bomba. Rimangono 5 secondi. Anche se sono del parere che sarà difficile Disinnescatore prendere di recuperato dagli sorpresa attaccanti. un team La come gli squadra d'attacco End, vuole disinnescare una bomba. Disinnescatore della squadra d'attacco abbandonato. Goose pronto già per lo spawn kill per posizionare una camera. No, camera già posizionata probabilmente. Unico roamer insieme a Jäger che scende probabilmente sotto, in zona cucina. Sarà un camping selvaggio questi due. Goose riesce a portare via Hunter. Ecco anche Pick. Viene collato ovviamente la presenza della Valchiria. Intanto Valky cosa si sta cimentando? Presa dei treni. Ha perso il loro entry fragger. Addio Pick, parte di pantofola. Si mette ancora sul tetto insieme a Ying, l'unico inside in montagna. Hanno perso altri player entry fragger in pochissimo tempo. Dietro di me! Tra l'altro hanno preso il Lion che era abbastanza d'aiuto in queste occasioni. 4 da dietro, Goose riesce a portare via anche Alation. Ci pensiamo noi. Vanno quindi in termite e montagne. La carica di termite non è andata più fine, è stata portata via dal C4 di Goose. Riprova ad aprire il garage. Facciamo un bel muro in canto di fumo! Ci sono. Ecco, mi viene atterrato il bandit. Avanti con calma! Ecco come utilizzare un montagna che ti picca tutta la presenza degli operatori nemici. Fatto per Mike. La squadra d'attacco ha perso il Riesce a disinnescatore. portare via un nemico, però non sa assolutamente la posizione del termite. Sembra quasi sperduto. Si sente una vicenda. La presenza strike viene pingato tramite un drone. Continua ad essere La squadra spottato. d'attacco ha recuperato il disinnescatore. Sente. Chiesto il sente il termite. Prova il plant, fake. Ancora 15 secondi. Ancora 10 Qua il secondi. Kestrel non sente il plant, non viene collato. La squadra d'attacco ha piazzato il disinnescatore. Peccato, Strike riesce a portare via invece Crow e vincere così il primo round sul caffè. Successo qualcosa che non dovrebbe mai accadere. Siamo passati da una fase di 2 contro 5 a un 1 contro 1 e poi il termite ha sciolto Castle. Niente da fare. No, ragazzi, non è stato un ace. Bel clutch, però. Ottimo lavoro, tra l'altro, da parte di Strike. Sì, assolutamente.
strano vedere via, portare via subito Pick e Hunter, che sono gli entry fragger del team. Difensori, proteggete le vostre. Aspettavo un round per i Silent Wolves, a dire la verità, per come stava andando, per come stava procedendo. E si sono persi. Sì, peccato, peccato, peccato. E quindi anche gli End ci devono difendere Bar, col primo spot. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. In difesa Doc, Jäger, Echo, Rook e Mira. In attacco Lion, Ibana, Blackbird, Twitch e Termite. È fatta la solita rotation all'interno di cella frigorifera. Forze completati. Anche qua viene piccato di Mira. Mira abbastanza utile su questo tipo di difesa. 5 secondi all'inserimento. Viene barricato la rotation appena fatta da Torok, non capisco il motivo, forse la rotation è fatta dall'altro lato. Dagli attaccanti. La squadra d'attacco no, vuole disinnescare una bomba. Si decide di non tenere la rotation su su cella frigorifera. Ah no no no. Rotation eseguita alla fine. In maniera differente però. Vediamo i difensori. Pronti già per lo spawn kill. Ricarico! Possibile seguirlo, perché non farlo? Blackbird prova dalle finestre la terra a un nemico. Perfection che tiene scala rossa. Ovviamente non è più presente il Termite, quindi c'è poco da fare per per l'apertura di piano. Dovrà essere proprio in bana ad aprire. Arriva il Grande Fratello. Da notare le aperture sul soffitto da parte degli End. Difesa molto statica questa, di mettermi sull'obiettivo, tenere i pick, niente di diverso. Tanto Hunter prova a runnattare, ma niente da fare, non trova nessuno. Indecisione da parte di Ibana, se aprire o meno pianoforte. Dal C4 da parte di Torok. Che dire, niente da fare per i ragazzi. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Disinnescatore della squadra Strike, d'attacco porta via anche il Goose. Flash, ti faccio vedere dove sono. Pantofa per portare via Pick e Torok. Arriva da dietro, lo Jäger presente. Ha recuperato il disinnescatore. Siamo come Lion, pronto ad andare per il plant. Fake, Pantofola gli colla lo Jäger. Rimangono uno contro uno. Pochissimi HP per Pantofola, mentre full HP per lo Jäger. Mancano 5 secondi. Lo sente, ma niente da fare, Strike. Ha un aim molto più veloce rispetto ai ragazzi dei Silent Wolves. Per adesso grande partita da parte di Strike. Uno Strike è assolutamente. Sì, 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 7 kill per lui. MVP di questa mappa. Che dire, Lollo, c'è sempre poco da dire. È un team capace, anche nelle peggiori azioni, quando rimangono in meno player, sanno sempre comebackare, sanno sempre clutchare. Hanno molta, molta esperienza. In chat Eduz scrive Strike on Fire. Eh sì, siamo d'accordo con te, Eduz. Ciao Andy, benvenuto. La squadra d'attacco deve trovare e disinnescare il maggior numero di bombe. Andiamo i Silent Wolves in difesa a ripiccare nuovamente il pianoforte. E c'è la frigorifera.
Squadra d'attacco ha trovato una bomba. Dieci secondi all'inserimento. Mancano 5 secondi. Sono abbastanza silenzioso oggi, Lollo. La squadra d'attacco vuole disinnescare una bomba. Non c'è niente da commentare, la partita si sta commentando da sola. Questo è anche vero. Guardate come si passano queste montagne, ormai pick quasi così tutti round da parte degli attaccanti, da parte degli end. Il drone è attivo. Operatori molto completi gli end. Alla ricarica! Sente qualche operatore possibilmente? Andiamo, vediamo Hunter che va su Library. Tanto Alation gli fornisce supporto col droning. Vediamo la stanza vuota, vediamo Hunter che avanza. Ricarico, copritemi! Disinnescatore della squadra d'attacco lasciato sul campo. La squadra d'attacco ha recuperato il disinnescatore. Tanto in montagna che avanza. La leader di fronte, anche la presenza della Valkyrie, non va a buon fine. Ricarico! Che riesce a portare via sia Goose che Pantofola. Drone in funzione. Abbiamo tanto Strike. Abbiamo un drone stordente. Ok, Twitch va in droning, nel frattempo Strike avanza sul pianoforte, sa della presenza del Bandit dietro la parete. Apre il muro che dà sul pianoforte. Siamo intanto Hunter insieme a Nation. Provano il pick sulla bomba A. Che dire, Nation riesce comunque a portare via Crow. Ma viene atterrato. Termite intanto avanza su bomba B. Sente C4. C4 che non va a buon fine. Mira da sola contro 3. Contro 2, scusami. Sa della presenza dei due operatori all'interno di Cigar Room. Da notare come si coordinano bene. Uno drona, l'altro pusha. Non va a buon fine il pick di Gabrielix. Viene portato via da pick. 3-0 per gli endgaming. C'è poco da dire, Lollo. È un team che sa cosa deve fare. E esatto. Mi piace molto questo supporto da parte degli operatori che chiamano il drone arriva subito, istantaneamente, drona la posizione del nemico e lo si va a fare fuori in pochissimo tempo. Sarebbe bello giocare alle ranked così, Lollo, che ne pensi? Non sei abituato a questi standard, diciamo. Trovare gente che capisca che questo, secondo me, è Rainbow Six Siege. Ok, questa è l'anima del gioco. E questa è l'anima del gioco. Infatti io sto rubando. La squadra d'attacco deve trovare e disinnescare le bombe. Le proveremo più tardi in ranked allora, Lollo. Guarda, chiediamo agli end di venire in ranked con noi, perché no? Fatti gli scherzi, vedere giocare gli end. Bomba individuata dalla squadra d'attacco. Assolutamente d'accordo con te. Mi sto vivendo la partita appunto da spettatore. Ho rinforzato. Da commentatore, ok. E quindi solita difesa col Mira all'interno di Treni. Ora prepara delle rotation all'interno di. Ai lati del camino. Poi via l'incursione. Ecco, la precisa rotation che ha fatto Toro, la faccio spesso anch'io quando mi viene forzata il pick di Mira su questa difesa. Il disinnescatore. L'obiettivo della squadra d'attacco è disinnescare Mira una sta alle sopra, quindi probabilmente metteranno un Mira anche a tenere. Adesso non succede la frigorifera anche. Infatti i ragazzi bucano totalmente la botola per evitare l'apertura. Ok, Toro posiziona un mira anche a favore dei compagni di squadra per tenere il piano di pianoforte. Che dire. Tanto Goose decide di prendere il blitz. Ecco il trenino che parte. Vede il vigil.
riuscirà a tenere la posizione. Strike porta via Gabrielix con Ash. Addio entra il fag per il team. Vediamo come escono addirittura fuori i compagni in squadra. C4 ovunque. Viene portato via Gus da C4 di Alessio. Sono stati scoperti. Lanciato proprio ai piedi quest'ultimo. I difensori hanno lasciato la zona operativa. Cambio caricatore. Mamma mia, partita unico verso questa, Lollo. Niente, bana drona zona di pianoforte. Per Twitch prende il garage. Stanno giocando totalmente separati i Silent Wolves in questa partita. Mentre vediamo molta coesione da parte degli End. Ancora tutti e 5 vivi. Ricarica! Pantofola ha riuscito a portare via Mira. Torok. Sente i passi sul corridoio, prova il pick, ma non va Pantofola. Intanto sente Caveira arrivare da sotto. Ma pick riesce a portare comunque via Pantofola. Stava provando un bel clutch. 1v5. Vedi quando vedo come fate bene le chiamate. Io sento la scala con Caveira. Tu intanto push dal corridoio. Tac. C'è subito il refrago da parte dei compagni End. Vediamo una netta superiorità a livello di capacità da parte degli End. La base del gioco europeo in generale, UE, il server UE, è proprio il refrag, l'arte del refrag. Si va a vedere i livelli alti di team competitive, giocano per le refrag. Giustissimo. Mandano a morire il compagno di squadra, ma sanno che comunque il nemico verrà messo KO. Se c'è uno scambio di bare sensato, allora sì. Match point per gli End Gaming. La squadra d'attacco deve trovare qua la partita. Innescare le bombe. Da notare come gli End Gaming, che ovviamente sanno di cosa sono capaci, decidono di giocare con competitività la partita, non come ieri è successo con i due team GP. È stata più una partita di trolling che altro. Per chi non l'avesse vista, ragazzi, vi consiglio di andare a vedere e farvi due risate, soprattutto la prima mappa. Se non ricordo male, era proprio Café Dostoevsky, o sbaglio, Lollo? Sì, sì, stessa okay. Mappa, stessa mappa, giocata in maniera... totalmente differente. Mancano 10 secondi. Ancora 5 secondi. Il Kessler chiude la porta che dà sul corridoio di Bianche. La squadra d'attacco ha recuperato il disinnescatore. La squadra d'attacco deve disinnescare una bomba. Ora entrare e uscire solamente dalla parte di scala rossa. Ragazzi, decidono di pushare tutti insieme, mi sa. Vediamo un po'. Sì, vanno uno dopo l'altro. È un push selvaggio questo da parte degli End. Siamo intanto Hunter, vede il pulse, porta via. Entra in tentative sight, ma non vede Perfection, che riesce a portare via con il Bandit. Porta via una kill. Vede il Termite, ma il Termite riesce a portare via e Userot. È uno scambio di bar questo, 3v2. Disinnescatore della per, quadra d'attacco. Ricarico, prendimi. Due pari adesso. Non so neanche chi guardare, intanto Alation è ancora allo spawn. Vedete, si era fermato un attimo. Vediamo intanto Pick cosa proverà a fare. Plant intanto è perso all'interno della bomba B. Vediamo il Doc come si va a cercare la morte, perché la kill. Attivo il drone. Decide di dronarsi da solo. Tanto Alation dall'altro lato, pronto a a flashare i nemici di piano di A. Entra con fucile a pompa Alation. E via, 1v2. Non sente il nemico dietro. Primo round vinto per i Silent Wolves. È stato un push particolare da parte degli End Gaming, che non è andato a buon fine però, tra l'altro. Avevo parlato troppo presto forse, Lollo. Beh, diciamo 5-0, 4-0, ci può anche stare, dici, un round così. Avevano voglia di divertirsi. Ok. Vediamo in difesa gli End con Mira, Valky, Frost, Vigil. Che altro non si sa. Intanto in attacco Buck, Bana, Ash.
IQ. Frost viene mantenuta, viene preso Legion in più. Scambio di ruoli fra Strike e Legion. La squadra d'attacco deve trovare e disinnescare le bombe. Vanno a difendere ovviamente Bar. Se avete qualche domanda da fare in live per i capi team o per i team in generale, cominciate a prepararvele, che poi dopo li spostiamo qua nel canale con me e Lollo e gliele leggiamo. Qualunque tipo di domande, ragazzi. È ora di riarredare. Posizionamento tappeto. Mancano 10 secondi. Ho rinforzato il muro. Lollo per me guarda 5 secondi. Non tanto, non tanto, perché non la sta perdendo la partita. La squadra d'attacco ha recuperato il disinnescatore. La squadra d'attacco deve trovare e disinnescare una bomba. Cambio caricatore. Dimmi pure, Lollo. Copritemi, ricarico. Sì, mi ero mutato il microfono per non disturbarti, più che altro. Vediamo intanto il Legion se fa run out. Immagino di sì. Difensori hanno lasciato la zona di preparazione. Difensori un miss da parte di Hunter. E non va a buon fine. Gabriele si lascia portare via Hunter. Un run out da parte di Cucina. È stata trovata una 5v2 bomba. Per i Global Silent. Buonanotte. I Silent Wolves. Snipey, conserva la domanda per dopo, che è finita la partita e gliela andiamo a fare. Ciao, Dani, Dani. Forse stanno... Cosa? Forse dico stanno sottovalutando... Torok, una tripla di C4, cazzarola. Guarda la presenza di Ash sopra. Riesce a portare via anche Batov. Vediamo se è un ace da parte di Torok. Lo sente, ma non lo vede. Lo vede, lo vede, lo vede. Toro contento per l'ace. Dice, questo ultimo nemico sarà mio. Lo vede, lo vede, prova, niente. Gus riesce a portare via Toro. 2v1. Tanto Legend si mette al sicuro. Cominciamo a preparare le Goo Mines. Vediamo pick con la Valkyrie a piccare Lucernario. Brutta scelta da parte di Goose, ma Goose riesce comunque a portare via pick. Wow. E qua fa la differenza l'Aquaglot, Lollo. One by one. State la presenza di Ash sul Lucernario. Senta andare in botola, si droppa. Strike, 1v1. Non ho più il senso di distruggere la porta. Perché non c'era più nessun tipo di filo spinato. Neanche Gu. Attacca da scala bianca. Vediamo Strike che si sposta dall'altro site. È partito via dalla trappola di Frost di Alation. E finisce così la partita. 5-0, 5-1. GG per entrambi i team. Era molto sotto pressione in questo round, Ash. E quindi match vinto da parte di Endgaming con 5-0 su Oregon e 5-1 su Caffè Dostoevsky. Strike MVP della partita. Mi muto un attimo che devo fare una chiamata di lavoro. Vai, 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 vai. User left your channel. Un attimo dove si trova Adam, che si è proprio andato, mi sa. User was moved to your channel. User was moved to your channel. User was moved to your channel. User was moved to your channel.
User was moved to your channel. User was moved to your channel. User was moved to your channel. User was moved to your channel. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Ciao ragazzi. Tanto GG per la partita, bravissimi a tutti, entrambi i team. Qualche commento da parte dei capi team, ragazzi? Toro, cavando. Toro, dai. Toro, qualcosa a caldo? No, no, non ho commenti in questo momento. Ottimo, Toro. Grazie, Toro. Grazie, Toro. Da parte dei Silent Wolves, ragazzi? Diciamo che c'era un livello, diciamo, anche di team, ecco, di lavoro totalmente diverso. Si vedeva totalmente... Più sia preparati, dici, Gabri? Esatto, sia la skill che la preparazione degli end. User joined your channel. Ok. Ciao, Adam. Allora, facciamo le domande. Una... Complimenti, user joined your channel. Bravi, bravi, ragazzi. Continuate così. Fa piacere vedere i team che si impegnano. Allora, una delle domande è stata... Provare, ok, snipe per gli end. Quanti allenamenti a settimana, giorno fate? Circa ogni giorno. Circa ogni giorno. Avete degli orari particolari? Come vi organizzate per gli orari? In base agli impegni personali? La sera sicuramente, poi il più possibile. Ok, ok. Diciamo che avete un orario fisso per la sera, poi se riuscite durante il giorno, bene, se no niente. Esatto. Ok, ok, perfetto. E... altre domande? Non ce n'è, faccio una io. Pensate che su questo gioco, a parte vabbè, la preparazione durante gli allenamenti, sicuramente sacrosanta, ma vuol dire ci vuole una preparazione proprio, cioè, proprio che preparazione, una cosa proprio che viene da dentro, cioè una persona che vuole affacciarsi su questo gioco deve essere già portato di suo su un FPS o può imparare da zero con dei semplici allenamenti? Penso che in ogni cosa, se ci metti abbastanza impegno e hai un briciolo di talento, eventualmente riesci ad arrivare a un livello accettabile per il competitivo di questo gioco. Ok, ok. Quindi sicuramente in questo gioco, magari meno che in altri FPS, è strettamente necessario essere un campione in quanto ad aim. Però ok. Tanta testa e... Durante gli allenamenti voi allenavate anche l'aim o solamente le strat, diciamo, nelle mappe? Individuo. È personale, esatto. Ognuno pensa a diventare più bravo. Qualche consiglio per chi si affaccia per la prima volta su questo gioco, per chi sta cominciando adesso nel competitive, ragazzi? Cominciate guardando tante partite competitive. Ok, quindi diciamo copiare qualcosa. Ok, ok, Gabri, fai pure la domanda, Gabri. Allora, la mia domanda era, avete qualche consiglio per noi? Infatti. Ma da quanto è che giocate insieme? Con questo team manco una settimana. Allora, ti sei risposto da solo. Beh, sì, allora ragazzi, già giocavamo insieme da un po' di tempo. Abbiamo giocato, cioè, sul momento, non avevamo niente, ero completamente... C'è consiglio anche comunque per cominciare, quindi, non so. Preparatevi una mappa alla volta, un'idea di un attacco, un'idea di una difesa, e poi fate la stessa mappa. Ciao Redino, benvenuto, allo, ciao ragazzi. Mappe preparate e cercate di preparare, giocare sempre quelle quando avete allenamento. A parte gli allenamenti, ragazzi, altra domanda. È utile giocare League of War, i vari tornei ES settimanalmente? È utile prendere gli schiaffi. Ok, quindi bisogna prenderle per imparare, diciamo, ecco. Assolutamente sì. Non buttarsi giù, ma cercare di tirar fuori cosa c'è di giusto in quello che abbiamo fatto e cosa hanno fatto gli altri. Ok, dice che provando e riprovando si impara. E fixare le eventuali errori, sia di singolo, sia di team. Ok. Altra... credo sia una domanda un po' per scherzo da parte di Halo. Comunque, domanda per gli end. Siete pronti per andare in Pro League, mi dicono? Vedremo. Se vinciamo, sì. Domanda bruciapelo. Ok, da quanto giocate a Rainbow, ragazzi? Sia il team End che il team di Silent Wolves? Io più o meno da 2 anni. Io ho iniziato 17. Ok, quindi un annetto, 2 anni. E questa credo la media, no? Diciamo... Più o meno tutti dal day one. Ok. Altre domande in live, ragazzi? Altre domande da fare, team? 2017. Strike ha iniziato dopo, Hunter anche lui ha iniziato un po' dopo. Ok. Un'altra domanda da fare, ragazzi, se no possiamo chiudere anche quella live. Intanto loro se ne è scappata, una chiamata di lavoro, però mi pare che avesse delle domande da fare. Vediamo un attimo. Poco. Ce l'abbiamo noi una domanda? Sentiamo. Quando giochiamo la finale? A questo risponde Adam.
Adam è morto. Piccolo angelo. Niente, è in canale ma non parla, ragazzi. Domanda a Toro. Ho visto il clutch 1v5. Come hai gestito le emozioni? Guarda, quello su banca? Quello su banca non avevo emozioni. Finché non finisci il round devi sopprimere tutto. Torok è un animale, va a dire. Non ha emozioni, Torok. Lol. Ah, ecco, un'altra domanda per voi, ragazzi, da parte mia. Quel round che avete perso adesso su quest'ultima mappa, su Caffè, che avete rushato tutti quanti insieme dalla porta di Colonnato, di sotto, dall'ero di Kitchen. È stata decisa così all'ultimo? Volevate un po' cazzeggiare quel round? Cosa è successo? No, è stato uno YOLO push e è andato bene. Ah, ok. Jesse in realtà aveva capito il tipo di difesa e sapeva che si può entrare da un certo punto. E infatti, alla fine c'era una persona sola. Poi io ho sopravvalutato montagne e sono morto male. Però per il resto andava benissimo come push. va bene. Altra domanda per tutti e due i team da parte di FedEx. Come vi siete conosciuti tra di voi? Cioè, come vi siete conosciuti, come avete formato i team? Boro, che sarebbe il manager, e all'inizio però giocava quando eravamo nei Flamers. Okay. Abbiamo conosciuto Alation, Peak e all'epoca Cube tramite The Police, che è il nostro manager. E già si conoscevano per altri giochi, penso per CS, non lo so, Peak. Sì, io e Alation siamo amici in real, diciamo. Addirittura? Andavamo a scuola insieme, sì. Ah, ok. Io vivo nella stessa città del nostro manager, che fatalità già li conosceva, quindi più o meno ci siamo trovati subito. C'era un torneo per qualificarsi alla Pro League, per lo slot italiano, uh-huh. E ci servivano due player, abbiamo detto Torok e Boro. Mi sa che abbiamo prima chiesto a Boro e poi ha portato anche te, Torok. Giocavamo già insieme. Prima c'era Riger, un altro di È vero, c'era Riger. Sì, avevamo chiesto a Boro e aveva portato un suo amico, poi il suo amico ha mollato e è entrato Torok. Avevamo lo spagnolo in backup. Una domanda, ma da quanto tempo è esattamente che giocate insieme come team completo? Come tre persone. Esatto. Il core del team è io, Toro e Alation. Abbiamo fatto una pausa di 6 mesi. Primo giorno insieme, diciamo. Abbiamo fatto una pausa, ma... Pausa dovuta a cosa, se posso, Toro? All'odio. Non ce la facevamo più. Ah, veramente seccati. Troppo buggato questo gioco. Litigare... La Pro League è un ambiente molto stressante. Se mai ci si arriva... Ecco, proprio una domanda riguardo la pressione, mi hanno chiesto. Reddino in live scrive: quanto tempo ci avete messo per non stare sotto pressione? Usate qualche metodo per non stare in ansia? Salutameli, mi dice. Come dicevo prima, cioè, eventualmente con l'esperienza di tante partite di competitive a un certo livello impari a gestire l'ansia. Cioè, okay. Mi ricordo sempre magari quando iniziavo... 2 anni e mezzo fa a giocare, magari ti ritrovi 1 contro 2, inizia a batterti forte il cuore e dici: oh mio Dio, adesso non ce la faccio, inizia a pensare. Invece poi, quando lo fai 1500 volte, eventualmente... Esatto, ad esempio quel clutch... Diciamo, diventa abitudine. Quel clutch che ha fatto Toro 1v5... Ero tranquillissimo. Ce l'ha fatta perché ne ha fatti altri 200 e l'ha sbagliato. Ok, dice, ormai era abituato, non ha più il tremolio alle mani o il cuore che gli batte forte. Sa che deve farlo, e lo deve per se stesso e per il team. Ok, altre domande, ragazzi, in live lo chiudiamo, ci lasciamo andare ai ragazzi a giocare. Io volevo fare una domanda. Ah, Gabri, sì, scusami, quando, vero? Quando è fatta la tripla, dove l'hai tirato? Da shop, vero? Ero in Sigari, sì, che si chiama Sigar Shop, in effetti, ed ero vicino alla botola, e quando ho sentito che uno è sceso... Hai tirato. Gli hai tirato dentro la bocca, praticamente. Ok, domanda da parte di FedEx. La vostra intenzione iniziale era già di fare tornei o così, anche per giocare, o proprio di competere? Come diciamo è nata, diciamo? Cioè, come siamo nati come squadra, è nato il competitive del gioco, perché è proprio no, Reddy no. Buona serata. Ho cercato di lanciare il competitive con appunto la Pro League e avere più squadre possibili da tutto il mondo, da tutta Europa e anche Nord America. E quindi ha detto: prendiamo una squadra tedesca, prendiamo una squadra francese, prendiamo una squadra italiana. E okay. C'è lo spot. E noi ci siamo fatalità trovati che c'era il torneo italiano. E abbiamo detto: vinto. Facciamo, ma non penso sapessimo a cosa andavamo incontro all'epoca. No, all'inizio del torneo mi sa che non lo sapevamo addirittura che c'era lo spot di Pro League. Poi lo abbiamo iniziato a sapere verso le semifinali, qualcosa del genere. Abbiamo avuto un'occasione d'oro e ci siamo ritrovati lì dentro. E grazie a Dio anche oserei dire che c'eravamo noi, perché
mi ricordo all'epoca cos'erano gli altri team italiani. Già noi eravamo semidecenti, ma il resto dello scenario era di un pietoso. Non diciamolo. Andava un team, che adesso sono passati anni, che sarebbe passato perché tipo ha vinto un protest contro il team precedente, chiaramente più forte di lui. E quindi cioè, in Polonia sarebbe stato tristissimo. Invece quando siamo andati noi, c'è addirittura il brand manager Alexandre Remy ci ha fatto i complimenti, perché dall'Italia si aspettavano molto poco. E invece quando siamo stati avete portato Polonia, alta la bandiera italiana, va. Siamo stati l'unica squadra in Polonia a fare un 5-0. Ok, ok, ok. È una domanda per The Hunter da parte di Hollow. Quanti fagioli di Balzare hai mangiato ieri? Tato, quanti fagioli ho mangiato ieri? Ma li ho fatti mangiare a due degli spagnoli. Due fagiolini li ho mangiati. Le fronti. Va bene, raga, però mi sa che possiamo chiudere la live, non ci sono altre domande. Qualcuno dei team ha qualche domanda da fare all'altro team? Non so, Gabri, tu? No. Nient'altro? Va bene, ragazzi, allora ne approfitto per fare i complimenti a entrambi i team. Ottima partita, la partita di entrambi, grazie. Ripeto. E ci vediamo per la partita. E quando saranno le finali, Adam? Ancora non si sa, non me l'ha scritto da nessuna parte, ragazzi. Non torna. Niente, non si sa, ragazzi. Allora, appena lo sapremo, lo vediamo. O su Facebook, da qualche parte lo dovremo sapere. Lo scriviamo in privato. Vabbè. Grazie, buona serata. Ciao, ragazzi. Grazie a voi.